Ragazze, ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Grazie per aver cliccato su questo video che, come avrete letto dal titolo, è il terzo episodio della rubrica Avon, il mondo che vorrei. Per chi mi segue già da un po' sa perfettamente di che cosa parliamo in questo spazio, mentre per chi è la prima volta che clicca sul mio video vi spiego rapidamente di che cosa si tratta. In questo piccolo spazio noi presentatrici, ma perché no anche le clienti, esprimiamo un desiderio. Sostanzialmente andiamo ad elencare alcuni dei prodotti che ci piacerebbe vedere nel catalogo di Avon, perché riteniamo che potrebbero avere un buon riscontro di vendite e perché riteniamo che siano delle mancanze all'interno del catalogo. Per poter partecipare a questa rubrica è importante che commentiate sotto a questo video con dei prodotti che secondo voi è il caso di inserire nel catalogo Avon. Ovviamente sono delle nostre fantasticherie, è ovvio che speriamo che qualcuno dall'alto guardi questi video e che ci dia ascolto, o quantomeno di poter dare il nostro contributo a delle idee per quanto riguarda l'azienda per cui appunto lavoriamo o che amiamo come clienti. Molte delle idee che seguiranno sono appunto frutto della vostra immaginazione, perché sono relative a commenti che avete lasciato nel precedente video o che mi avete scritto su Instagram, dove sono Sara quanto basta, o semplicemente tramite email che trovate, vi ricordo, sempre sotto ad ognuno dei miei video. Quindi, se volete, avete necessità di mettervi in contatto con me, vi prego di utilizzare quel canale. Ma iniziamo subito, perché è un pochino che non giriamo questo video, credo che sia l'ideale in questo mondo in cui siamo tutti quanti un pochino fermi, fantasticare su quello che potrebbe essere il nostro futuro, speriamo il più prossimo possibile. Da più parti è arrivata una segnalazione di presentatrici che gradirebbero, io credo che sia nel contesto dell'Amo in casa, un ampliamento, se non praticamente un inserimento, perché si sono viste in modo molto sporadico, di candele profumate all'interno del catalogo. Alcuni suggeriscono che queste candele debbano avere le fragranze delle profumazioni più famose del catalogo, dal Persei, al Faraway. Sul Faraway qualcosa si è già visto. Molti di voi invece non reclamano proprio necessariamente che il profumo sia legato in qualche modo ad un brand, ad un marchio specifico di casa Avon. Quello che mi sento di aggiungere, perché anche secondo me è un mercato molto vario, sono delle bellissime idee regalo, molte persone amano tenere una candela profumata in casa, c'è un ricco mercato dietro a quello delle candele profumate. Basta citare la più famosa, che è la Yankee Candle, e vi dico soltanto che la giara piccola della Yankee Candle, quindi parliamo della giarretta in vetro con il tappo, la classica giara, quella piccolina, parte da un prezzo di listino, sconti a parte, di 11,90 euro, mentre le giare grandi arrivano anche tranquillamente a 30 euro di spesa. Vi lascio immaginare quanto il fatturato di una presentatrice in presenza di prodotti del genere potrebbe aumentare. L'unica cosa che mi permetto di inserire, perché anche a me trovate d'accordo su questa cosa, è che però la candela deve essere di buona qualità. Perché è assolutamente inutile avere una candela che magari non costa tantissimo, ma che è, per dirvi, tipo quelle dell'IKEA, che sì, sentita così profuma tantissimo, ma una volta accesa non sa assolutamente di nulla. Le vendereste la prima volta, dopodiché la cliente le snobba semplicemente perché non sono funzionali a quello che è il suo scopo. Anzi, direi che male che va, vado ad IKEA, le pago 1 euro e ottengo comunque lo stesso risultato. Quindi candele sì, ma di ottima fattura, di ottima qualità, con una persistenza di profumazione importante, perché secondo me la qualità in questo caso è assolutamente fondamentale, anche per magari sì dare un prodotto un pochino più costoso, ma che effettivamente vale il prezzo che costa. Eccoci qua al secondo prodotto. Continua la vostra battaglia perché sperate che vengano inseriti maggiori prodotti dedicati ai bebè, quindi parliamo proprio della primissima infanzia. Su questo, come vi ho detto nel precedente video, mi trovate assolutamente d'accordo e molte di voi in quel video mi segnalarono che erano usciti in uscita alcuni prodotti, in particolare dei completini letto, anche dedicati appunto alle culle e ai bimbi proprio di prima età, dagli 0 anni. Il problema sostanziale è che ci mancano i prodotti cosmetici, perché non bisogna mai dimenticarsi che Avon nasce come un produttore cosmetico, di conseguenza sui prodotti che può produrre da sola ha ovviamente un'incisività a livello di prezzi e di qualità maggiore rispetto a prodotti che è costretta a comprare per terze parti. Quindi chiediamo, siccome sempre voi lo avete segnalato che in tanti altri cataloghi, e in questo caso vi prego un attimo di prendere nota
realtà che sto creando una nuova rubrica. Se vi dovesse interessare, ovviamente, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdere la pubblicazione di questa nuova rubrica, che andrà proprio a scandagliare i cataloghi stranieri per vedere quali prodotti sarebbe il caso di portare anche in casa nostra, quindi anche in Italia. Chiediamo, e mi avete continuato a chiedere, che vengano inseriti più prodotti dedicati ai più piccoli, dall'oggettistica alla cosmetica, non tralasciando le fasce di età più basse, quindi proprio una linea bebè. Ovviamente in questo caso la legge italiana è molto restrittiva e questi prodotti devono avere delle caratteristiche particolari che siano assolutamente ad altissima tollerabilità per la pelle così delicata dei bebè. Siccome Avon sta prendendo un pochino una svolta dal punto di vista dell'inci, speriamo che a breve potremo avere anche noi dei prodotti di questo genere. Il terzo prodotto mi è stato sempre segnalato da alcune di voi ed in particolare fa riferimento alla bigiotteria. La bigiotteria di Avon in realtà ha un buon rapporto qualità-prezzo, ovviamente evitando i prodotti proprio più economici che rappresentano un po' a livello qualitativo ed estetico quello che poi è il costo del prodotto, perché ovviamente partiamo veramente da prezzi dai 3 euro in su e un braccialetto da 5 euro. Quel tipo di performance può dare, anche se vi devo dire che nel tempo mi è capitato di incappare in prodotti di bigiotteria molto economici che ancora ho a distanza di tantissimi anni. Quello che chiedono le presentatrici che mi hanno contattato per parlare dei bijou è che ci sia una maggiore attenzione a quelle che sono le richieste del mercato. Vi faccio un banalissimo esempio: una di queste ragazze giustamente sottolineava il fatto che gli orologi Avon sono bellissimi, questo è fuori discussione, ma che purtroppo nel 2020 tantissime persone non utilizzano più l'orologio, quindi per questo motivo dicono magari facciamo uscire un orologio di meno, ma magari un pezzo di bigiotteria che sia più attuale a livello commerciale, perché di tanto in tanto escono quelle mode che hanno un attimino un fuoco di paglia momentaneo, magari in estate, magari in inverno, e che noi immancabilmente vediamo comparire sul catalogo con troppa differenza o altrimenti che proprio non compaiono. Insomma, alcune di voi ritengono che la bigiotteria Avon sia sì, qualitativamente valida, ma che sia un po' ripetitiva e sempre simile a se stessa. Effettivamente ci sono dei prodotti che spariscono per un po' e poi ritornano sostanzialmente modificati un pochino nei colori, ma che in sostanza non cambiano. Quindi Avon, per favore, se ti è possibile, maggiore attenzione alla scelta della bigiotteria, al fornitore va bene, ma magari un pochino di fantasia a livello di idee, di suggerimenti. Questa personalmente è una mia idea. Un po' di tempo fa, avendo così tanto tempo a disposizione, mi sono ritrovata a tornare un pochino indietro con la mente e mi sono ricordata un oggettino che cercherò di mettervi qua sopra in fase di montaggio, che era sostanzialmente un portapennelli a forma di rossetto. Era piccolino, il costo era assolutamente abbordabile e questo prodotto ha avuto un successo clamoroso. Un successo che andava al di fuori del cerchio ristretto di Avon, delle sue presentatrici e delle classiche, clienti. Fece il giro proprio di Facebook, dei gruppi dedicati al make-up, insomma, tutti volevano questo portapennelli e tantissime presentatrici furono contattate da clienti che non avevano né mai visto né mai sentito perché appunto erano interessati all'acquisto di questo prodotto. Il prodotto, se non ricordo male, veniva dato in omaggio con l'acquisto di un altro prodotto da catalogo. Viene da sé che chiunque fosse interessato ad acquistare quel portapennelli è stato obbligato ad acquistare un altro prodotto sul catalogo. Ovviamente questo ha fatto sì che tante persone trovassero una presentatrice, ci si mettessero in contatto e di conseguenza, perché no, alcune di noi hanno trovato in questo modo delle nuovi clienti. Ora potrà sembrare banale, ma molte volte l'oggettistica che viene data in omaggio poco c'entra con quello che è la caratteristica del prodotto che noi andiamo a vendere. L'ennesima pochette, per quanto carina, non è più attrattiva nei confronti delle clienti. Gli occhiali da sole, che per quanto sono carini, rientrano in una categoria che non è quella prettamente dedicata al catalogo Avon, sostanzialmente, a mio personale giudizio, non sono molto utili alla fruizione stessa dell'offerta, cioè quello che è lo scopo dell'offerta. Ne dimostra anche il fatto che l'organizer per trucchi è andato esaurito, quel portapennelli è andato esaurito. Insomma, per quanto mi riguarda, gli oggetti in omaggio con l'acquisto di un prodotto all'interno del catalogo dovrebbero essere molto più pertinenti a quello che è la caratteristica proprio del catalogo. Quindi forza Avon, troviamo oggetti che sono di uso quotidiano, che vengono utilizzate dalle clienti nella loro postazione make-up o in tutti i giorni, ma che siano inerenti a quello che è il prodotto che vendiamo. Sono sicura che in questo modo un'offerta che sì è molto utile potrebbe diventare veramente vantaggiosa.
Ho notato di recente, perché come sempre vi ricordo, arrivano dei sondaggi da parte di Avon, molti di voi li ignorano, tanti di voi non rispondono, tanti di voi invece ci dedicano il giusto tempo. Alcuni di voi avranno ricevuto negli scorsi giorni un questionario dove veniva proposto, insomma, un nuovo prodotto che dovrebbe uscire sotto Natale, che io avevo chiesto in un video a gran voce e che sono sicura avrà un ottimo riscontro a livello di merchandising. Questo lo vedremo andando più avanti sul tempo e soprattutto se le vostre risposte avranno fatto sì che Avon prenda realmente in considerazione di mettere sul mercato quel tipo di prodotto. Non aggiungo altro perché ovviamente non voglio anticipare nulla, ma sono certa che chi di voi ha fatto quel questionario sa di che cosa sto parlando. A tal fine, a tal proposito, e per collegare l'altra rubrica che è Avon te ne dico 4, dove è molto spesso comparso il problema dei prodotti che vanno e vengono troppo rapidamente nel catalogo, mi sono ritrovata ad osservare che Avon, a differenza di tutte le altre ditte che producono make-up, non ha l'abitudine di fare una cosa che invece adesso è molto usuale nel mercato, che potrebbe anche essere un giustificativo per far entrare e uscire un prodotto del genere, ma anche per invogliare la cliente a comprare subito quel determinato tipo di prodotto, e sto parlando delle classiche collezioni make-up, le edizioni limitate. Non pretendo che escano tante collezioni così come per esempio in casa Kiko Milano, ma magari una collezione primavera-estate e una collezione autunno-inverno sarebbe il caso di crearlo. Ovviamente queste collezioni make-up hanno una caratteristica particolare, cioè i prodotti lanciati sono dei prodotti che vengono creati solo e soltanto per quella campagna, quindi vuol dire che non potrete semplicemente utilizzare il vostro fondotinta Power Stay e cambiargli il packaging, ma dovrete creare un nuovo fondotinta che verrà inserito in catalogo soltanto per quella collezione. Altra cosa che caratterizza queste collezioni è sicuramente il packaging, particolarmente invogliante, particolarmente bello. Normalmente le edizioni limitate costano anche un pochino di più dei prezzi dei prodotti in gamma permanente all'interno dei canali di vendita, ma vi ripeto, lo fanno praticamente tutti, da Too Faced, passando per Urban Decay, passando per Laura Mercier, passando per Kiko Milano, Wycon, un pochino tutti quanti ormai fanno queste collezioni in edizione limitata perché invogliano per l'appunto la gente a comprare dei prodotti di cui oggettivamente non ha bisogno, perché il fondotinta in casa ce l'abbiamo tutti, probabilmente già conosciamo quello che è il nostro fondotinta preferito, ma la voglia di provare prodotti nuovi e di avere un oggetto oggettivamente bello dentro casa ci invoglia ad acquistare un prodotto di cui sostanzialmente non abbiamo bisogno. Quindi Avon, perché non dedicare un pochino della nostra creatività e della nostra fantasia almeno 2 volte l'anno per 2 collezioni in edizione limitata, data dal packaging molto accattivante con prodotti innovativi che la cliente già saprà di suo che sarà nel catalogo per un tempo molto molto limitato. E giungiamo alla conclusione anche di questo video. Questa è l'ultima idea che personalmente mi sono fatta. Di recente, se qualcuna di voi l'ha visto, ho fatto un video in cui riproducevo utilizzando dei prodotti Avon un consiglio di skincare di Belen Rodriguez. In quel video io ho dovuto tagliare una parte, non l'ho potuta fare perché mancavano degli attrezzi che in questo momento vanno veramente tantissimo di voga. Per dirvi, addirittura Tiger li vendeva. Si trovano ovviamente tranquillamente in tantissimi altri canali, ma sul mercato di Avon ancora non si sono assolutissimamente visti. Quindi la mia richiesta, Avon, è se puoi, di introdurre quei massaggiatori che tanto sono di voga. Cerco sempre di mettervi alcune foto perché ovviamente ne esistono di ogni forma ed ogni misura e alcuni di questi oggettivamente sono veramente economici, ma credo che potrebbero avere un bellissimo riscontro perché davvero tutte le VIP, tutte quante le YouTubers, ovunque si vede questi prodotti per massaggiare il viso, quindi per creare un effetto di microcircolazione aumentata e soprattutto magari per far assorbire maggiormente la crema. Si vedono veramente ovunque, tranne che sul catalogo Avon. Quindi magari potreste pensare di inserire alcuni massaggiatori appunto per il viso che stanno andando veramente tantissimo di voga. Magari cerchiamo di farlo prima che tutto il mondo li abbia già a casa, magari anche chiusi nel cassetto, ma che li abbiano già acquistati. E
E con questo, ragazze, concludiamo anche questo appuntamento dell'Avon nel mondo che vorrei. Spero che anche in questo caso abbiate preso spunto o alcuni dei miei suggerimenti vi possano essere graditi. Vi raccomando, lasciatemi i vostri suggerimenti sotto questo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale per sostenerlo e di attivare la campanellina per essere avvisati quando pubblicherò un nuovo video. Faccio questo invito della campanellina soprattutto a quanti di voi non hanno l'abitudine di frequentare YouTube abitualmente. In questo modo riceverete semplicemente un'email che vi avvisa che c'è stato un nuovo caricamento in modo che possiate andare direttamente a colpo sicuro sul canale. Vi mando un bacio grande grande, grazie ragazze veramente per aver cliccato su questo video.